quinta corsa nazionale, indigene di 4 anni sul doppio chilometro, in 10 al via dopo il ritiro del numero 1 Patrizia Flesci. I cavalli vanno a partire, stacco in questo momento con 3 cavalli in lotta, la più veloce sembra Piro Starlight, al cui interno però non molla Poseidon R, che affronta al comando la prima curva, mentre anche Pontidas ha colto un buon lancio e cerca di mantenere riuscendovi la scia del battistrada Poseidon OR. Ripiega in terza posizione Pirouet Starlight, dunque al comando Poseidon R, Mimmo Zanca in sediolo, poi il 4 di Pontidas, il 6 di Pirouet Starlight, il 9 di Patrick Alter per linee esterne, e adesso dovranno venire avanti due cavalli più attesi, che sono il numero 8 Paul Lucecaf, che ha chiuso favorito a 2.34, e il controfavorito, il numero 7 Prafic 3B, controfavorito per modo di dire, perché siamo più o meno là come quota 2.40, ed è proprio Prafic 3B con Gaspare Loverde a farsi avanti, raggiungendo Poseidon R, seguito appunto da Polluce Caf. Dunque tutto come da copione, Poseidon R è il cavallo più veloce della prima fila ed è al comando, i due cavalli più seguiti, Prafic 3B e Polluce Caf, in avanscoperta per andarsi a costruire la gara per linea esterna. Nel frattempo Mimmo Zanca prova un po' a prendere in mano e a risparmiare energie, vediamo il passaggio al primo chilometro che è attorno all'1.17 con Poseidon R battistrada, Prafic 3B a premere al suo esterno, di rincalzo Pontidas 4 e Polluce Caf 8, e poi ancora dietro in terza posizione è asteccato Pirouet Starlight numero 6. I cavalli stanno percorrendo la curva di destra, mancano dunque circa 800 metri al traguardo, continua a tenere bene in mano Mimmo Zanca il suo Poseidon R, lo accompagna senza insistere più di tanto il numero 7 di Prafic 3B, nella cui scia è ancora Polluce Caf, che adesso sta cominciando a prepararsi per tentare lo spunto in terza ruota, non sembra riuscire a mettere giù un cambio di marcia davvero efficace Polluce Caf, infatti Natale Cintura cerca di richiamarlo, però Polluce Caf stenta almeno per il momento a progredire, ed invece appare più robusta l'azione di Prafic 3B, che mette sotto pressione il battistrada Poseidon R, ed eccoci alla retta conclusiva, quella che deciderà la vicenda. Insiste Poseidon R, ma adesso ha cambiato finalmente marcia Polluce Caf con il grande Natale Cintura e va a vincere alla grande nei confronti del controfavorito Prafic 3B, mentre Poseidon R dovrebbe aver mantenuto la terza piazza. Dunque vittoria di Polluce Caf, Natale Cintura, tripletta in giornata, training di Francesca Croce, quota di 2.34 al totalizzatore, i colori sono quelli del signor Giovanni Luisi, secondo Prafic 3B, terzo vediamo un po', dovrebbe essere ancora il numero 2 di Poseidon R. Dunque 8, 7, 2, l'ordine d'arrivo ufficioso della quinta corsa di Palermo.